saluto perché ci ha raggiunto il rettore Sauro Longhi, il direttore Massimiliano Polacco, saluto anche il direttore della filiale ancora di Banca Italia presente in sala, e darei la parola ora alla presidente Catiuscia Marini per il suo intervento e a chiusura il sindaco d'Ancona, giusto che sia. Intanto grazie, buonasera a tutti, io ringrazio molto Emanuele Rodolini e Giampiero Giulietti per aver voluto e promosso questo momento, questo incontro e anche questa occasione di confronto, ma spero che sia anche un'occasione, no, che ci dà l'opportunità di continuare un lavoro ma anche di affrontarlo con una strategia condivisa dal punto di vista politico, istituzionale, e anche un po' di aiutare ad allargare ad una discussione della società nel suo complesso, in riferimento anche alle forze economiche e sociali, ad alcuni attori che sono quelli della ricerca, che mi fa piacere che ci sia anche l'università, il rettore in questo momento di confronto, che sono le parti economiche e produttive del nostro territorio, della specificità. Quindi è un momento, credo, importante, e vi ringrazio perché, essendo anche dei giovani parlamentari, penso che possano aiutarci a dare anche un contributo aggiuntivo di chi porta nell'esperienza del Parlamento la volontà di rappresentare fino in fondo anche i territori, le città, le regioni con le loro anche specificità, ma anche con la nostra concretezza, io vorrei un po' sottolineare, con la nostra volontà di far sì che l'agenda politica sia anche un'agenda politica concentrata sulle cose da fare e su una visione strategica del nostro futuro. Quindi grazie, e cerco ovviamente su molti punti anche le cose che ha detto già Luca Ceriscioli, vorrei evitare di ripetermi, però due riflessioni ne vorrei fare. La prima, questa riflessione parte dalla considerazione che un'infrastruttura non è solo una soluzione ad un problema di qualità della mobilità e della sua velocità, ma è anche una modalità di immaginare cose che, proprio perché cambia l'organizzazione di un territorio, prima con difficoltà si potevano fare e oggi con anche naturalità possono avvenire in maniera molto più concreta e rapida. E sicuramente, su questo sono molto d'accordo con Perosino, la conclusione dell'infrastruttura di questa grande trasversale e di questa caratteristica e con questa imponenza, diciamo, per il centro-sud è l'unica vera grande operazione di trasversali. Il nord del paese ce l'ha, ma il centro-sud del paese è la vera operazione strategica, perché non solo affronta il tema dell'Umbria e delle Marche, ma la riconnette con le grandi infrastrutture nazionali longitudinali del paese, e lo fa andando in una fase che vanno a termine anche più azioni che nascevano da una visione territoriale più limitata, e la somma di queste infrastrutture oggi ci permette di avere grandi infrastrutture strategiche adeguate in sicurezza, in qualità della mobilità, anche a mettere in campo tante azioni che trovavano un'oggettiva difficoltà, e qui vorrò fare qualche esempio. Quindi la quadrilatera, con la conclusione, non ci rubare un mese Perosino, quindi hai preso l'impegno di giugno, quindi noi luglio, per noi è il primo luglio, non è il 31 luglio, scherzo, però la conclusione della Giugia Ancona, dove adesso voglio fare, sono presidente della regione, però noi dobbiamo dirlo, la Perugia Ancona è la parte di asse centralissimo, no? Foligno Civitanova ha dato delle risposte di grande qualità, ma la vera, insomma, infrastruttura che ci permette di affrontare alcune cose strategiche è la Perugia Ancona, e quindi concludere e rendere fruibile la Perugia Ancona significa fare molte cose e pensare, immaginare molte cose per noi importantissime. Intanto per noi Umbria, e quindi poi penso anche per le Marche, per noi Umbria che siamo regione interna, i
In realtà il porto di Ancona è già oggi un porto dell'Umbria, almeno di una parte importante dell'Umbria, ed è il porto dell'Umbria intanto di tutti i nostri rifornimenti strategici, perché voi lo sapete bene che tutto quello che è connesso anche all'ingresso dei carburanti del però arriva ovviamente dal vostro porto, che non è secondario alla quotidianità anche dei rifornimenti, ma è il porto strategico delle piccole e medie imprese dell'Umbria, perché se Civitavecchia è il porto delle acciaierie, del polo chimico di Terni, che naturalmente è sempre stato il porto di riferimento dell'area industriale di Terni, ma il tessuto economico e produttivo delle medie imprese umbre, del Perugino, del Folignate, dell'Alta Umbria, ha trovato sempre in Ancona il porto principale. E apro la finestra a voi notissima, perché più volte l'autorità portuale lo ha ricordato, di un porto che oggi è molto più strategico di quanto non siano soltanto i porti della parte tirrenica, perché è il porto che guarda all'Oriente. Io vengo questa mattina dall'appuntamento che avevamo ovviamente con il Ministero, con i cinesi, su il 2018 e l'anno del turismo Europa-Cina, e si aprirà a Venezia, ma riflettendo col Ministero abbiamo detto non è che c'è solo la vecchia via della seta con Trieste e Venezia, c'è la moderna via di collegamento che è quella dell'Adriatico e dell'Adriatico centrale, che è il grande punto di riferimento verso l'est e verso quel lontano est che sarà il centro dei prossimi 20 anni. Fatemi fare una battuta, ma guardando gli esiti, no? Lì sì, vedi, di programmazione centralistica che i cinesi hanno fatto proprio in queste settimane, però al di là delle battute hanno indicato una rotta che ci dirà che saranno al centro di uno scenario globale, economico, produttivo, dei consumi e delle opportunità, e guardano con grande attenzione ai luoghi della manifattura. E i cinesi, che sono un po' diversi da altri paesi del mondo, quando si muovono, per esempio, io oggi gli ho detto, questi si muovono sì per vedere le opere d'arte, i nostri monumenti, ma perché gli piace tantissimo il lusso, e il lusso si può comprare a Parigi, a Londra, eccetera, ma il lusso si produce qui, si produce nelle nostre terre, si produce qua il lusso di tutto il mondo, non solo quello dei nostri marchi importanti e qualificati, ma anche di tanti marchi internazionali che noi conosciamo. Allora, il tema della manifattura sarà un tema centralissimo nelle scommesse anche del presente e del futuro, soprattutto alcuni di noi che ci hanno sempre creduto. Quindi io credo che il tema della quadrilatero lo dobbiamo vedere con questa visione di insieme, di opportunità, e soprattutto dobbiamo vedere per quello che ci può servire ad entrambe le regioni. Noi ce l'abbiamo ben chiaro su alcune cose di quanto sia prezioso il collegamento con voi e di quanto sia preziosa la sinergia. Credo che lo dobbiamo fare strategicamente col sistema delle imprese. Aldo Bonomi tante volte a noi negli appuntamenti di Singola ha detto, no, questa è l'Italia che fa più l'Italia, ce l'ha ridetto con questo slogan a migliaia di volte, ma noi su questo è l'asset vero del nostro presente e del nostro futuro, con l'innovazione, con la competitività che ci dobbiamo mettere, di tutta questa manifattura dell'Italia centrale, dove l'Umbria e le Marche in maniera molto forte danno un contributo. E ho sempre detto che se noi lavorassimo insieme anche le due regioni su questi temi e avessimo gli strumenti anche operativi, diciamo, no? Che a volte facciamo fatica anche nella strumentazione operativa, istituzionale, pensiamo sull'export, sull'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo, siamo molto simili per caratteristiche delle imprese, per caratteristiche della dimensione delle regioni, per i punti di forza dei nostri territori, la manifattura, il turismo, l'agroambiente, il sistema, i sistemi territoriali che rappresentiamo. E quindi l'alleanza con le imprese, l'alleanza anche strategica, a dire non basta fare le infrastrutture non basta, insomma, andare al mare, adesso con tutto il rispetto dobbiamo andare al mare più velocemente, ma vorremmo che anche il sistema economico e produttivo immagini delle cose insieme, che quell'Appennino che faceva da barriera e oggi diventa di unione ci permette di fare che prima non avevamo immaginato.
immaginato, anche di scala del sistema economico e produttivo. E poi l'altro versante è quello delle istituzioni e dei nostri servizi pubblici. Presidente Ceriscioli ne ha detti alcuni, io credo questa dell'integrazione del sistema sanitario ci crediamo molto, siamo le uniche due regioni che davvero hanno fatto delle cose insieme nel sistema sanitario, superando questa idea pericolosissima a mio avviso pensando al prossimo futuro di 21 staterelli regionali, mentre il mondo, no? Appunto dobbiamo parlare con la Cina, con l'India, con il Brasile, con la Russia, no? Questi staterelli regionali che si vogliono riprodurre in tanti sistemi anche sociali, economico-produttivi, però noi siamo le uniche due regioni che, insomma, poca teoria e qualcosa di pratico. Abbiamo messo insieme l'aereo di soccorso, l'Umbria non ce l'aveva, invece di strutturare un aereo di soccorso da sola, autonomo, che ci sarebbe costato tanto di più e avremmo fatto un doppione non giustificabile per i 2,5 milioni di abitanti complessivi che abbiamo, che, cioè, che siamo, no, la metà dell'Emilia Romagna, un quarto della Lombardia, e quindi avremmo avuto due sistemi, quindi integrazione vera, di scala, di qualità, di sicurezza per i cittadini. Quello che ci abbiamo a fare per il numero delle emergenze, il 112 è una rivoluzione anche delicatissima dal punto di vista della gestione, perché sarà il numero unico del sistema dei soccorsi di scala europea, ma quello che dobbiamo continuare a fare nell'integrazione, è chiaro che la quadrilatero ci aprirà e dobbiamo avere anche il coraggio di affrontare i temi, ci aprirà per la prima volta il tema per esempio di tutti i servizi sull'asse dell'Appennino. Gubbio e Fabriano sono praticamente, diventano due quartieri di una stessa città, poi però insomma la vicinanza e i collegamenti, e quindi noi dobbiamo ragionare ad integrazione su alcuni servizi che non possono più essere doppioni, non guardando all'interno della nostra regione, ma guardando alle due regioni nella loro integrazione e così via. Però potremmo anche realizzare quelle efficienze e quelle economie di scala che ci permettono di fare innovazione e che ci permettono di fare anche nuovi investimenti. Sulle aree interne, che è un tema che sarà centrale sulla ricostruzione, no? Proprio per quel luogo anche specifico, credo che il ragionamento delle aree interne che abbiamo messo insieme parallelamente e fin qui distintamente, la parte marchigiana, no? Credo fabrianese, l'area, noi quella dell'Eubino Valdese in un lato, quella che abbiamo noi sulla Valnerina e che coinvolge anche un'altra parte di Appennino per voi. Cioè di immaginare anche come questo Appennino, che era isolato, lontano, distante, spopolato, torna ad essere un luogo anche centrale per alcuni processi di sviluppo economico. E credo sulla strategia delle aree interne, se gli dobbiamo dare una prospettiva futura, dobbiamo immaginare un'unica strategia dell'area interna dell'Appennino, perché l'Appennino da nord a sud non è che se lo mettiamo insieme è secondario ad alcuni sistemi, per esempio turistici, ambientali, naturalistici, di altre aree a grande vocazione del nostro paese, del nord del paese e di altre aree. E quindi abbiamo delle cose da inventare, da creare con i territori, con i comuni, con le imprese, di prospettive, con i giovani, su cui un pezzo di strumentazione europea ci può aiutare. Sia quella dell'attuale programmazione sia quella della nuova programmazione post 2020 che inizieremo a discutere nel 18 e nel 19 e che sarà l'asse su cui si costruiranno alcune politiche pubbliche dal 20 al 27, cioè domani praticamente. E quindi io credo se abbiamo un laboratorio, e quindi io ringrazio veramente Emanuele per questa occasione, perché se avremo un laboratorio stabile, vero, dove ci crediamo, dove ci sono non quelli che ci vengono a raccontare le cose ma che si rendono disponibili a creare e a fare delle cose, meglio che ne scegliamo quattro ma le facciamo piuttosto che mille che rimangono alla conveniistica e alla... Se riusciamo a fare questo, io credo che noi diamo un valore aggiunto concreto ai nostri territori, e un pezzo di questo lavoro si dovrà ancorare anche sui temi della ricostruzione, perché non è che ricostruiamo per riparare solo i danni che ha fatto il terremoto, immaginando che noi restituiamo i paesi come erano per fare quello che facevamo. Si ricostruisce
se immaginiamo qualcosa che parla al futuro. E quindi nella ricostruzione, io l'ho sempre detto questa cosa parlando dell'Umbria, il terremoto del 97 è molto diverso. Noi avevamo colpito per esempio Assisi e Foligno, nessuno immaginava che avrebbe abbandonato Assisi e Foligno, anzi Assisi e Foligno dopo 2 ore si rimboccano le maniche e provano, Assisi ha fatto delle operazioni in un tempo straordinariamente rapido, perché sapeva che la sua vita, la sua identità di Assisi ma anche dell'Umbria da quella città dipendeva. Ma dall'Appennino si può fuggire, si può scappare, si può decidere di non tornare. È una situazione radicalmente diversa e quindi la ricostruzione, se non ci concentriamo prima che sulla parte strettamente edilizia, poi parallelamente, contemporaneamente, sappiamo bene, dobbiamo ridare rapidamente le case, ma che nel ricostruire le case non immaginiamo delle idee forti di sviluppo dell'Appennino. E qui io mi permetto di dire che l'Appennino nella parte cuore anche dell'epicentro, cioè quello che per noi è Norce, direi Visso, è Ussita, insomma tutti i comuni a Quadra del Tronto, quell'Appennino fino a Camerino, fino ai grandi, che ovviamente sono comuni molto più grandi, molto più identitari anche come forza, ma non costruiamo un modello che è unico, integrato, non c'è una ricostruzione di Visso che non sta insieme a Norce e viceversa, è difficile che noi immaginiamo un modello di sviluppo per quel territorio se non abbiamo la forza e la capacità di metterci a sistema e di immaginare quali sono i punti prioritari. E allora qui abbiamo bisogno di coordinamento, non è che io spingo con il PSR che va in una direzione magari per quel territorio e dall'altra parte la regione Marche si inventa una cosa che è completamente diversa e viceversa. Quindi noi abbiamo bisogno di lavorare insieme anche sulla grande questione della ricostruzione, non solo per le regole comuni, non solo per le risorse finanziarie, ma anche per immaginare i prossimi 20 anni di quel territorio, cioè quel medio periodo che dà la fiducia ad un'impresa di fare un investimento, che nessuno ricostruirà il suo albergo, la sua impresa, se non si immagina un futuro di 20 anni in quei territori. Quindi questo lavoro è un lavoro che è già iniziato e che dobbiamo saper fare anche insieme. Chiudo, abbiamo anche qualche compito, ora Perosino non rappresenti, insomma, però insomma abbiamo ragionato insieme. Voglio dire, questo tavolo rappresenti la Quadriadero, però rappresenti anche, penso che con il governo, il terremoto del 97 ci ha detto che dovevamo fare qualcosa sulle infrastrutture, il terremoto anche del 2016 ci dice ancora che qualcosa dobbiamo fare, perché se invece di essere stato ad agosto e ottobre fosse stato a gennaio e febbraio, noi avremmo avuto grandissime difficoltà nella macchina dei soccorsi. C'è un tema che riguarda un'altra parte della vostra regione, e non questa lì ancora, ma nella parte meridionale, ma il collegamento del Piceno con l'Umbria, che non giustifica operazioni, a mio avviso, no, complesse come quella della Quadrilatero, ma giustifica un intervento serio anche lì sul tema della Tre Valli e del collegamento dell'area dello Spoletino e della Valderina per noi con l'area del Piceno, adeguata anche a dare prospettive di sviluppo economico e turistico a quel territorio. E c'è la grande questione, su questo chiudo, due, della ferrovia e degli aeroporti. Sugli aeroporti, come abbiamo fatto sui porti, dobbiamo avere il coraggio. Il nord del paese si è messo insieme con le società di gestione, sappiamo che abbiamo delle storie sui sistemi aeroportuali per le caratteristiche dei nostri aeroporti radicalmente diverse. È chiaro che è più facile mettere insieme, no, intorno a Venezia gli altri piccoli aeroporti, è ovvio, non abbiamo, no, dei sistemi aeroportuali che ci attraggono con grandi città che fanno da trattori per quelle più piccole, però Pescara, Ancona, Perugia, non è che possiamo vivere di stenti e di assenza di servizi, perché questo è, e di sviluppo se non quello limitato che possiamo fare, e anche il coraggio. Gli aeroporti non è che possiamo reggere solo e soltanto ed esclusivamente con le poche risorse ritagliate tra le camere di commercio e di imprenditoria locale, le regioni, ma anche sui temi europei dobbiamo portare, e abbiamo fatto una grande battaglia a livello europeo per dire non esistono gli aeroporti sotto a 2 milioni di passeggeri, 1,5 milioni di passeggeri che non si reggano anche con strumentazione
comunitaria e di aiuto di Stato. Non esistono in nessuna parte del mondo che si reggano sul mercato quegli aeroporti minori, ma dall'altro lato dobbiamo essere all'altezza di sfide gestionali. Possiamo cominciare a ragionare sulle nostre società? Ha senso che abbiamo queste società così come le abbiamo costruite queste? Possiamo metterci insieme? Lo possiamo fare per potenziare i servizi e quindi in un triangolo d'Italia, in un pezzo d'Italia, l'insieme dei nostri servizi ci permette, perché a questo punto il nostro aeroporto sta all'ingresso della Quadrilatero, il vostro aeroporto sta dall'altra parte della Quadrilatero, possiamo immaginare un'integrazione che dà a queste due regioni delle prospettive concrete sull'incoming, sul turismo, sulle imprese che ci chiedono sempre di più in un mondo globale di dare dei servizi aeroportuali adeguati alla richiesta di mobilità. E quello ferroviario. Quello ferroviario, dato che siamo entrambe due regioni fuori dall'alta velocità come infrastruttura, il tema dell'ammodernamento del sistema ferroviario e di un asse, dove qui io non ne abbiamo parlato, però penso ci possa essere un terreno sia negli investimenti ma anche nei servizi. Noi possiamo immaginare qualche integrazione di servizio ferroviario regionale sull'asse Ancona-Orte-Roma comune, che non guarda all'interno della regione ma guarda alla somma delle due regioni, offrendo un di più di servizi per le città principali che attraversano questo asse ferroviario nel collegamento con Roma. E quindi questi sono i punti, a mio avviso, su cui possiamo fare insieme un lavoro concreto, mettendoci la capacità di visione, come ci hanno messo chi ci ha preceduto nell'immaginare l'infrastruttura che oggi inauguriamo. Ringrazio molto la sindaco, a noi ci tiene insieme, non dico il nome, però ci tiene insieme una battaglia che abbiamo fatto violentemente entrambe contro un sovrintendente che ci ha dato, quindi siamo delle donne, insomma, che non ci fermiamo di fronte a nulla, scherzo, però per me è un'occasione molto importante, mi permetto di dire un'occasione importante per i due capoluoghi di regione, sicuramente, ma attraverso i due capoluoghi di regione anche per le nostre regioni nel loro insieme. Quindi questo è l'intento, lo spirito con cui oggi pomeriggio abbiamo fatto questa chiacchierata, ma che magari traduciamo anche in un lavoro permanente di cui avremo particolarmente bisogno. Grazie. Insieme tante cose, sicuramente l'autorevolezza, la qualità, lo spessore, sono tutte doti davvero molto importanti. Sindaca, a lei le conclusioni di questo importante convegno. Prego. Chi mi conosce, insomma, sa che normalmente non indulgo ad affermazioni retoriche, ecco, qualche volta forse anche un po' troppo dirette. Quindi se dico, abbiamo un'esperienza comune nei confronti di Gizi, abbiamo deciso di fondare un'associazione, istituzioni vittime di Gizi, sarà un'associazione di massa, credo. Però al di là di questo, che faremo quando ci avremo tempo, adesso ci occupiamo invece, grazie a Dio, di cose più serie. Quindi dicevo, condivido senza per essere per nulla retorica, e non è un'affermazione di politica, che pure lo guardi qualche volta, però condivido totalmente tante delle cose dette, ma in particolar modo le cose che dicevano da ultimo il presidente Cerescioli e la presidente Marini. Perché? Perché affrontano le questioni da un punto di vista che io sento molto anche il mio, nostro, e cioè il tema del lavorare insieme con pezzi di territorio che vanno oltre i confini amministrativi delle regioni, in particolar modo in questo caso Umbria e Marche, è evidente per tutte le cose dette, insomma, di un'evidenza solare che è utile, urgente, conveniente, insomma, se ne possono aggiungere gli aggettivi. E la cosa che condivido molto non è solo questa, è che qui si è detto e soprattutto si è dato a prova che si è già fatto in parte e quindi si può continuare a fare, oltre che a dire, che il lavorare insieme e quindi produrre risultati di tipo si può benissimo fare intanto a ordinamento invariato. Cioè io neanche nella fase in cui sembrava qualche tempo fa, in cui sembrava che ci fosse una nuova stagione, potesse esserci una nuova stagione di
di riforme anche istituzionali, di cui per carità il Paese avrebbe un gran bisogno, ma adesso su questo non c'entro, però non può questo diventare un alibi, cioè il fatto che non c'è la riforma istituzionale, né peggio può diventare la scappatoia per cui adesso riparte la convegnistica nella quale chi non c'ha nient'altro da fare, invece, scusate l'espressione napoletana, ma insomma, a cui è fortemente appassionato, sulle macro regioni triangolari, rettangolari, per lungo, per largo, e poi grandi disquisizioni, dei poteri, cioè io dico che se c'è una classe dirigente, un embrione di classe dirigente degno di questo nome, perlomeno che gli dà una accostata, sempre per usare un termine napoletano, diciamo che a ordinamento invariato sono un bel po' le cose che si possono fare, volendone fare, e qui c'erano degli esempi concreti. Quindi io credo che su questa strada le regioni sicuramente, parlo delle regioni e degli enti, regione, perché sicuramente ci sono una serie di competenze proprie, a partire dalla e parlo dei servizi, intanto dei servizi pubblici o di pubblica utilità, perché io sono anche molto convinta che ognuno deve fare il mestiere suo. Allora, la cosa che diceva prima il Presidente della Barilate, non so se ho capito male, cioè che quello che serve alle imprese, invece che le imprese devono fare le imprese, e se posso aggiungere che i modelli di sviluppo economico debbono innanzitutto costruirsi su quello che chiedono le imprese, perché se no abbiamo gente che fa un altro mestiere e che si inventa scenari di sviluppo che non ci abbiamo preso mai, 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 neanche nelle banche, tanto per essere chiari. Quindi, che gli enti pubblici, gli enti di governo a livello regionale, eccetera, facciano innanzitutto il loro mestiere, e il loro mestiere è quello che sulla sanità, sui trasporti, quelli per esempio anche diciamo regionali, su questo facciano cose come quelle che sono state prima descritte. Ma questo riguarda anche, per altri versi ovviamente, l'autorità portuale del sistema del Medio Adriatico, riguarda anche le città, perché no? Riguarda anche le città o le aree metropolitane. E questo la città di Ancona, in un rapporto assolutamente cooperativo e positivo con la Regione Marche ovviamente in primo luogo, ma proprio con il territorio delle Marche, con le altre città, con gli altri comuni delle Marche e dell'Umbria, non solo è a disposizione, tra virgolette, ma vuole anche provare a giocare un ruolo proprio, che non è la corsa solitaria, che non ci avrebbe senso nessuna logica, ma dentro questo quadro qui avere un protagonismo anche diretto. Tra l'altro, che la Perugia ancora con quelle caratteristiche modifica tante cose, è vero, sempre per citare Del Rio quando è venuto giù da noi l'ultima volta per mettere una firma importante su diciamo, le condizioni per la realizzazione dell'ultimo miglio, ripeteva sempre, c'ha ragione, dice la geografia è destino, è vero, cioè allora. Già una serie di cose si stanno muovendo ed è evidente che quando ci sarà anche il collegamento diretto con quei tempi di cui si diceva, il porto sicuramente, e non bisogna riuscire a arrivarci dentro il porto, quindi quell'ultimo miglio che attraversava l'Appennino, va bene, poi dopo bisogna riuscire anche a attraversare da Parconata fino a diciamo, la Barcaglione fino al porto, che è un'impresa quasi come attraversare l'Appennino, visto che. Però diciamo che se in 10 anni da Pennino l'abbiamo attraversato, qui ormai siamo abbondantemente oltre i 30, quindi forse la prova può cominciare a essere anche positiva. Noi ci vediamo da una roba drammatica, se pensiamo che abbiamo corso dietro 15 anni al nulla. Comunque, dicevo, l'ultimo video è sicuramente importante e apre prospettive significative ulteriori per quel rapporto territorio, imprese, eccetera, e porto, ma non solo. Dentro questo quadro, non sono asset della città di Ancona, nella regione Marche, ma non c'è dubbio che per esempio l'ospedale pediatrico specialistico di cui si diceva prima, parlavamo prima qui proprio con il direttore dell'azienda ospedale Riuniti, l'ospedale pediatrico può essere uno degli elementi. L'università, in realtà Perugia, l'università diciamo c'ha. E certo, però c'è il dottore qua, però anche lì perché no, un po' di sana divisione del lavoro, scusa il termine, che può consentire di rafforzarsi a vicenda, anziché magari fare dei doppioni o cose del genere, perché no?
e così anche su tante altre cose. Quindi ringrazio anch'io e concludo. Ovviamente continueranno a livello di Regione Marche, ma io credo che anche come città potremmo continuare nel frattempo, oltre che a vederci, a provare a mettere sassetto dopo sassetto insieme un po' di cose da fare insieme. Quindi ringrazio anch'io che ha organizzato questa iniziativa, in particolar modo i giovani onorevoli sono stati qui vicino, Emanuele in particolare, perché ovviamente è di casa e con il quale lavoriamo diciamo molto bene. Credo che possiamo anche concludere con una nota positiva. I problemi aperti sono tanti, si parlava prima del collegamento ferroviario, per carità di Dio, quello degli aeroporti. Io mi spingerei anche qualcosa più là, cioè arrivare a dire che nell'arco di poche decine di chilometri ci siano, perché noi abbiamo considerato quindi la parte bassa della Romagna, ci siano 6 aeroporti, è una follia, una follia. Allora, che poi le follie, quando durano da decenni, per essere superate in positivo, si chiedano anche qualche passaggio graduale, come aveva accennato il Presidente Marini, lo capisco. Però bisogna cominciare a partire dall'affermazione netta che è una follia e che quindi bisogna cominciare a ragionare su come questa follia si supera anziché continuare a immaginare su come mantenere ognuno la propria follia che non si mantiene più in questa sostanzialmente. Prima non doveva essere uno dei tanti convegni sul tema e secondo me non lo è stato per la concretezza. Mi è piaciuta molto questa cosa di ancora porto anche dell'Umbria, fatemi chiudere la battuta, ci stiamo, ma giù le mani da Gentili. Grazie, buonasera. Senti, puoi dire quello che avresti detto? Io avrei detto questo, che benissimo la sinergia fra le due regioni. Volevo toccare il tema del contrasto alla criminalità organizzata, perché ho fatto uno studio, mentre la regione Umbria ha una legge già dal 2009 che ha istituito un osservatorio contro la criminalità organizzata, poi questa legge l'ha migliorata nel 2012 per evitare gli appalti, per evitare l'intromissione della criminalità organizzata, della mafia negli appalti, nella ricostruzione post sisma. Il procuratore Palumbo ha detto l'anno scorso che è ora che anche la nostra regione si doti di un osservatorio sulla criminalità organizzata. Nel 2014 è stata varata una legge della regione Marche, la numero 12 del 2014, che prevede la costituzione di un tavolo con i prefetti, i questori di tutta questa nostra regione, un osservatorio per contrastare la criminalità organizzata. Questa legge, che è di luglio 2014, la numero 12, non è stata mai attuata, è stata abrogata nel luglio 2017 per costituire un comitato analogo e noi abbiamo scritto per farlo partire. Poi volevo dire anche questo, abbiamo due disegni di legge in Consiglio regionale sulla disciplina della regolamentazione e la trasparenza dell'attività delle lobbies.
era un disegno di legge che avevano presentato con Solazzi e altri quattro consiglieri nella precedente legislatura, è rimasto là, affossato, è caduta la legislatura, cadono tutti i disegni di legge. Adesso ce n'è un altro presentato dal consigliere Bugaro, speriamo che quello vada in porto. Lei poi una legge ha sulla segnalato queste criticità. Ho scritto più volte, l'abbiamo detto quando abbiamo aggiornato il piano anticorruzione. Poi volevo dire al presidente Luca Ceriscioli che lui ha fatto la campagna elettorale sulla partecipazione dei cittadini e la Regione Umbria ha una legge sulla partecipazione dei cittadini già da 5-6 anni, come ce l'ha la Regione Toscana. Allora noi vogliamo far partecipare i cittadini alle riforme sulla sanità, far partecipare le associazioni, non che le trovino già varate. La Regione Toscana ha una legge sulla partecipazione a cui aderiscono i comuni, da anni che funziona, e funziona bene perché il cittadino ha più fiducia. Quando hanno varato la riforma sanitaria in Toscana l'anno scorso, hanno fatto degli incontri prima di vararla con le associazioni, dei town, tavoli di discussione. Noi vorremmo questo, una legge sulla partecipazione, ha fatto uno dei capisaldi della campagna elettorale Ceriscioli. E dove sta questa legge sulla partecipazione? Noi, quando lei dice noi, parla a nome di cittadini. Io parlo a nome di associazione di consumatori Acu Marche, siamo una squadra di cittadini utenti che vogliamo, vedendo anche cosa fanno le altre regioni, fare le cose serie. Io ho collaborato col professor, con il dottor Mastro Vincenzo, presidente del Consiglio regionale, portando il mio contributo per una legge sulla partecipazione. Dove sta questa legge? Ma come mai in questi dibattiti poi il cittadino alla fine non riesce parlare, mai a prendere la parola? Perché così la pubblica amministrazione è autoreferenziale, non si apre a un dialogo, a un confronto, e le dimostra il fatto che non mi hanno lasciato parlare. Io qui documenti, legge regionale, ecco, l'abbiamo scritto 29 novembre 2017 ai signori presidenti della giunta, adesso ne ho dato una copia a Giancali, ha detto che farà un'interrogazione domani in consiglio regionale, vediamo. C'è una legge, come dicevo, la numero, eccola qua, considerato che la legge Regione Marche 7 luglio 2014, numero 16, poi abrogata dalla legge Regione Marche 7 agosto 2017, numero 27, all'articolo 10 prevedeva l'istituzione del Comitato per le politiche integrate della legalità e all'articolo 12 l'istituzione di un tavolo di concertazione permanente, attenzione, in materia di politiche contro la criminalità, a cui dovevano partecipare i prefetti, i questori, il procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale del Comune Capoluogo di Regione, quindi l'ex Macri, il procuratore regionale presso il Tribunale dei Minori, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tavolo non è stato mai costituito dal 2014 e nessuno l'ha mai denunciato, nessun consigliere regionale l'ha mai contestato. Sono stato io che non sono nessuno a sollevare questo problema. Neanche i 5 Stelle hanno fatto... No, da quello che so io non so, può darsi, però ho parlato con Giancarlo, lui cadeva dalle nuvole. Poi l'onorevole Lodolini ha fatto un'interrogazione al Parlamento 10 giorni fa, quando è venuta sempre a conoscenza sul problema della criminalità organizzata, perché sono apparsi degli articoli sul Carlino, sull'Adriatico, allarmanti, 10 novembre 2017, l'indagine della Banca delle Marche, 5 milioni date a ditte che erano collegate alla criminalità organizzata, alla mafia, 10 novembre 2017, 5 milioni di euro, Lodolini ha fatto un'interrogazione al Parlamento, ma io ho scritto a Lodolini, dovresti fare anche un'interrogazione al professor Luca Ceriscioli, che è dei nostri, cosa fa la nostra regione per contrastare la criminalità organizzata, visto che c'è una legge che dal 2014 che sta nei cassetti non è stata mai applicata, cosa fa? Effettivamente qui non è stato mai citato la lotta alla corruzione, la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, infiltrazioni sono state segnalate in molte regioni, questo è stato fatto. Allora che si muova, ci vogliono fatti, non parole, dibattiti e bei discorsi, ci vogliono fatti. La criminalità organizzata è in agguato, l'ha detto Rosi Bindi, è venuta qui ad Ancona, l'ha detto il procuratore regionale Macri prima di andare in pensione, quella attuale. Lo ha detto Palumbo, il procuratore di Pesaro. Siamo a rischio, basta leggere i documenti della direzione investigativa antimafia che sono nella relazione semestrale che fa ogni anno al Parlamento. Qui abbiamo rischi seri di infiltrazioni della criminalità organizzata, della mafia, dell'andrangheta. Questo ormai è noto. Allora, se c'è una legge che è stata varata nel 2014, perché nessuno ha mai contestato che non è stato fatto nulla? Devo essere io, che non sono nessuno, a segnalarlo, a denunciarlo. Lei comunque è molto attivo come cittadino nell'associazione consumatori, sta portando avanti delle battaglie sulla trasparenza, sì. E l'anticorruzione. Certo, io avrei toccato un altro tema, il trasporto pubblico locale non va, ma ci si chiede perché? Perché la carta dei servizi di Trenitalia per anni l'ha fatta senza il coinvolgimento dell'associazione dei consumatori del CRCU dove io sono.
gli standard di qualità dei servizi l'ha fatto in modo autoreferenziale, con la connivenza della regione. Da quest'anno, perché abbiamo chiesto e diffidato Trenitalia di istituire un tavolo come c'è in altre regioni sulla carta dei servizi, la regione si è attivata. E io mi dispiace che non mi ci hanno inserito, perché io voglio le cose come stanno, perché sono un giurista, mi piacciono le leggi che vengono rispettate. Se le carte dei servizi sono fatte bene per ogni regione, con gli standard di qualità dei servizi ben chiari, e se non vengono rispettate ci deve essere un indennizzo per l'utente, così dice la legge, il servizio va meglio. Ma i dirigenti della Regione Marche, sul coinvolgimento delle associazioni, nonostante che questo lo prevede la norma, lo prevede l'articolo 2,461 della legge finanziaria 2008, a quale ha fatto seguito un accordo conferenza Stato-Regioni valido per tutto il paese, non è stato applicato. Questo non viene applicato per la raccolta dei rifiuti, non viene applicato per il trasporto pubblico locale. Fanno delle carte dei servizi senza coinvolgere noi, associazioni dei consumatori, che dovremmo essere coinvolte per il monitoraggio degli standard. Poi abbiamo articoli di stampa, treni lumaca, la politica ha fallito. Una delle cause principali è quello, la mancato convincimento dei cittadini. Bisogna responsabilizzare Trenitalia sulle carte dei servizi che devono essere fatte con noi, con l'associazione di consumatori e utenti del CRCU, Feder Consumatore, Adicon, Cittadinanza Attiva, Acomarche, a cui faccio parte. Qui c'è stata fatta una violazione di legge gravissima. L'anno scorso la carta dei servizi 2017, quella di quest'anno, è sul sito, non hanno coinvolto le associazioni dei consumatori, perché noi diamo fastidio, perché è più facile non avere il controllo diretto delle associazioni dei consumatori sugli standard. Allora possono mettere qui vagoni fuori legge, possono mettere vagoni vecchi, obsoleti, e chi si accorge? Nessuno, le carrozze non le puliscono e gli standard li vanno a misurare loro, mandano una ditta a misurare la customer satisfaction, la qualità dei servizi, e noi siamo fuori. Questo deve cambiare, perché la legge vuole questo. Io avrei detto questo sul trasporto. Qui tutti piangono che il trasporto è lumaco. Si chiedono perché? Perché non c'è un tavolo serio in cui si fanno lavorare le associazioni. Dove si misura la qualità del servizio. Noi rappresentiamo gli utenti dei servizi. Noi, in base alla legge regionale, la 34. Non ci chiama nessuno. Io sono 2 anni che sto nel CRC, non ho mai chiamato mai nessuno. Devo essere io a diffidare lato rifiuti a mettere in atto queste norme. Quindi si piangono addosso, se la cantano, se la suonano. Bravi, ma in realtà non c'è niente di serio, di pratico. Cioè, abbiamo tante cose da fare nella realtà. Ascolti, lei è il dottor? Io sono il dottor Fabio Amici del Comitato Regionale Associazione Consumatori ed Utenti. Mi dedico a questi temi con passione, perché sono veri temi nell'interesse dei cittadini, degli utenti dei servizi. La trasparenza, la lotta al contrasto alla corruzione, le carte dei servizi che sono strumenti importanti con delle leggi importanti che non sono rispettate nel nostro territorio, anzi a Asurmarca abbiamo una diffida in corso. Se, il tema del contrasto alla corruzione. Se qualcuno volesse contattarla, dove la può rintracciare? Io posso essere disponibile anche al telefono, il mio numero è 347-612-3487. Però siamo, non abbiamo canali di informazione, quello che diciamo ce lo facciamo, ce lo filmiamo noi, ma purtroppo abbiamo bisogno di sostegno su queste nostre lotte e purtroppo il politico ci chiude la porta, vedi? Grazie. Grazie dottor Amici.